Una scelta coraggiosa sempre più frequente, quella di Giuseppe Schisano, non è la prima storia di un uomo che racconta la decisione di cambiare sesso. Quando mi sono detto la verità, ho iniziato a non mangiare, a non dormire, a non lavarmi, a non guardarmi più allo specchio, a rifiutare proprio la vita, l'immagine di me stesso, anche riflessa nelle vetrine dei negozi. Giocava con le Barbie, rubava i vestiti alla sorella, ammiccava allo specchio e più si guardava e più non si riconosceva come Giuseppe, attore di film e di fiction e modello affermato, 30 anni, da 5, Schisano ha iniziato il lungo percorso per diventare chi da sempre sogna di essere, Vittoria. Adesso o Giuseppe o Vittoria, alla fine l'anima è quella, non cambia. Giuseppe ha deciso una volta per tutte di rivelare il suo cambiamento agli amici, ai colleghi e soprattutto alla madre, da sempre il suo unico modello di donna. Ovviamente è stato uno shock, è stato molto più semplice per mio fratello, per mia sorella, perché hanno una vicinanza anagrafica con me. Per mio padre e mia madre, ovviamente, è stata un po' più dura, soprattutto per mia madre, perché lei era abituata, è ancora abituata all'idea di questo figlio perfetto, e che quindi che mia madre mi possa dire, mi possa accettare come figlia. Io so che lei già lo sa.